Nei prossimi 5 anni. Allora, da dove iniziamo? Le strade. Dunque, a Busto ci sono circa 300 km di strade. Abbiamo intenzione di partire dalla zona di Borsano, visto che ha votato bene per me, allora se permettete inizio da lì e adesso vi dico tutta la lista delle strade, passapiedi. No, tranquillo. Cosa volete che vi dica? Grazie, grazie di essere qua anche in questo momento bellissimo che ho già potuto assaporare 5 anni fa e è sempre un orgoglio riuscire a indossare questa fascia. L'ho sempre detto, è una grossa passione che ho ed è grazie a tutti voi che riesco a indossarla per la seconda volta, per il secondo mandato. Mi auguro che riusciamo a fare veramente, a eseguire il programma che abbiamo tutti insieme deciso, perché è un programma molto tosto, molto duro, molto difficile, ci sono tantissime cose da fare in tutti i campi, ma sono sicuro che con una buona giunta e voi consiglieri comunali, ma anche quelli che non sono stati eletti, che però ci hanno dato una mano incredibile, possiamo farcela, come ce l'abbiamo fatta in questi 5 anni. Io penso che abbiamo fatto un buon lavoro in questi 5 anni. Abbiamo portato a termine tante cose, potevamo portarne altre, potevamo farne altre, ma chiaramente sapete come funziona la macchina amministrativa, per cui devo dire che io sono abbastanza soddisfatto. Come ho già detto prima, domani entrerò nel mio ufficio e pulirò quella lavagna che tanto ha fatto ridere, però ho messo un bel po' di punti e come dicevo in intervista prima, posso cancellare tantissimi, ne rimangono 3 sostanzialmente. E uno, non perché non abbia lavorato e parlo del palaginnastica e palaghiaccio, perché noi quello che dovevamo fare abbiamo fatto tutto, non c'è niente di nascosto dietro, c'è solo una lite in estremo se sono avendo tra i soci. Questa è la cosa che mi dispiace di più perché è un progetto fantastico ed è un progetto che volevo realizzare. E invece questo per esempio è una delle cose che non sono ancora iniziato, ma sicuramente lo prenderemo in mano. Per tutto il resto, poi vabbè, ci sono un'altra cosa che ve lo dico perché tanto erano le scuole che volevo rifarle, però 10 le abbiamo rifatte, vorrei completare tutte le altre perché queste sono le cose più importanti anche per i nostri figli e i nostri bambini. E poi il resto c'è tutte le cose nuove da fare. Ricordatevi che abbiamo portato a casa circa 68 milioni di euro, di cui un 55 ancora da spendere. I progetti stavano facendo, questo grazie a tutto il discorso della rigenerazione del nord, ma anche al calcio del viso e tutto il resto. Insomma, dobbiamo cercare di spendere al meglio per far vedere che siamo stati bravi ad intercettare questi soldi, ma dobbiamo essere ancora più bravi a spenderli. E soprattutto è una dimostrazione che i fondi del PNRR, di cui noi non abbiamo ancora usufruito perché non ci sono ancora, saremo in grado di spenderli più che bene per la città. Ecco, questi sono gli aspetti che ci aspettano, sono le cose che ci aspettano in questi 5 anni. E ecco perché dico che saranno 5 anni veramente pazzeschi, ma sono sicuro che poi chi verrà dopo chiaramente potrà continuare perché sono veramente progetti molto importanti che avranno durato anche più di 5 anni. Però dobbiamo cominciare noi, mettere le basi in modo che il prossimo sindaco del centrodestra possa continuare a finire il lavoro che noi abbiamo iniziato in parte o in parte anche finito. E ci aspettano anche un po' di inaugurazioni, perché non è che dobbiamo solo lavorare, abbiamo anche delle inaugurazioni che a breve ci aspetteranno e sono inaugurazioni di cose molto importanti, molto grosse, e almeno lì vedremo subito il frutto del nostro lavoro che abbiamo fatto. Insomma, c'è tante carne al fuoco, veramente tante, quindi tutti insieme sono sicuro che possiamo farcela, quindi grazie anche di essere qua presenti oggi, un altro segno che vi volete bene come io lo voglio a voi. Quindi veramente grazie di cuore per essere qui in questo momento, per me è importantissimo, ma penso anche per tutti voi. Grazie.